Signori miei, guardate finalmente, è uscito Silent Hill 2, il titolo che aspettavo di più di tutto il 2024, è finalmente uscito. Ragazzi, preparatevi, faremo un let's play completo. Sarò molto molto scrupoloso, lo voglio spolpare, spolpare fino all'osso assieme a voi. Controlleremo ogni singola cosa, ragazzi, sarà un let's play super super scrupoloso. Quindi preparatevi con le patatine, la bibitina, quello che volete, allontanate tutti, date un po' di Valium ai vostri animali, metteteli a nanna, dobbiamo goderci Silent Hill 2. Finalmente, finalmente, lo aspettavo. Facciamo un piccolo ringraziamento a Pinolone, che mi ha regalato la copia dei Silent Hill 2, in modo da averlo in anticipo, perché lo sto giocando il 6. Ho alte aspettative, onestamente, ho altissime aspettative, ma credo che non saranno deluse. Ecco, mi aspetto un remake fatto come si deve, graficamente. Mi aspetto un titolo. Questo cosa metto? Ah, mettiamo qualità. Tecnicamente sarebbe qualità grafica alta, ok? A 30 fps, però. Ragazzi, è ora di iniziare. Mamma mia. Ok, non so cosa mettere, onestamente. Predefinita, lasciamo tutto normale. No, vabbè, allora nel primo let's play, scusate, provo di mettere sulla maschera, però guardate, Pyramid Head, il coniglio di Silent Hill 3 dovrebbe essere questo. È il cane, quello del finale, mi pare. Anni 90, che figata. Ok, iniziamo, basta. Madonna, ragazzi miei. Madonna, ragazzi miei. Ragazzi, tra l'altro, piccola nota, sfondate questa parte di like e tutta la serie, perché ci tengo un sacco, quindi mi raccomando, più mettete like, più le parti arriveranno velocemente, quindi fate gioco di squadra, distruggete ogni singola parte. Che bellezza, raga. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Couldn't possibly be.
true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Ragazzi, eccoci qui, mamma mia. Io spero che questo gioco venda un casino, in modo tale che possano fare anche gli altri Silent Hill. Magari gli dia, capito, un attimino la voglia di fare i Silent Hill che mancano. Sai, magari anche Silent Hill 1, perché Silent Hill 1 Remake sarebbe qualcosa di micidiale. Quindi speriamo, appunto, venda, perché se il gioco vende ovviamente diranno: ah, allora la fan base c'è, come? Madonna, raga, guardate che bellezza sto cazzo di gioco. Cioè, è bellissimo graficamente, ma stai scherzando? C'è qualcosa in macchina che dobbiamo prendere? Se la cartina. Ok. Mi piace molto anche come è in game sta cosa, no? Apro la mappa così in game. Madonna. Voi non avete idea, raga. Io me lo giocherei tutto così, onestamente. Cioè, tutto così me lo giocherei. Senza mai correre. Sceso. Suka Lake. No, è il Toluca Lake. Non mi ricordo se c'era dell'altra roba dell'originale qua. C'è un furgone. Questo qui rapivano i bambini. Busta della spazzatura. Che poi volevo, in realtà stavo pensando di fare una cosa, raga, di disattivare l'interfaccia per renderlo più, non lo so, più immersivo, ecco. Ma come si corre? Perché, ah, ok, così si fa. Non me l'ha detto il gioco. Ok. Bevanda salutare, non ho letto. Aha. Peccato che è fuori dalla, vabbè, lasciamo stare. Ok. Vabbè, io vado. Tanto lì è chiuso, quindi inutile. Questo è un problema. Ah, ok. Si corre così. Ok, a forza di palpare. No, è per sapere. Madonna, raga. Che poi non me lo sono neanche spoilerato, eh. Perché c'era parecchio da spoilerare prima dell'uscita. C'erano già video da più di un'ora dell'intro e tutto, eh. Non me lo sono spoilerato. Madonna, raga, però è troppo suggestivo. Guardate che a me piace un casino questo, questa atmosfera così, no? Cioè, io ci vorrei andare in posti del genere dove c'è nebbia e roba del genere. Sono strano, ma sono sicuro che fra di voi c'è gente strana come me. Quindi scrivete un commento se anche voi apprezzate queste, non so, questa atmosfera così, no? A me piace un casino la nebbia, ve lo giuro. Io ci vivrei dove c'è la nebbia costantemente, 9 giorni su 10, sarebbe una figata assurda. Mi fa proprio da mood, no? Mi tiene di buon umore. Madonna. Oh, spero di non mancare niente comunque al primo let's play. Cercherò di essere, ve l'ho detto, scrupoloso. Tutto quello che volete. Però potrei comunque mancare qualcosa, non volendo, ecco. Vediamo questo. Ah, qui possiamo salvare. Lasciamo il primo salvataggio. It's like someone's groping around my skull. Io immaginavo che l'avrebbero doppiato. A quanto pare immaginavo decisamente male. No, però il primo, cioè Silent Hill 2 comunque non è doppiato, ecco, quindi anche questo. Magari forse il doppiaggio avrebbe stonato, non lo so. Secondo me è comunque meglio in lingua originale, ecco. Gesù, pensavo ci fosse.
excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I hope you find them. Yeah, you too. Era meglio se giravamo i tacchi. Guarda che bella la nebbia, che avvolge tutto. Ah. Che tra l'altro il gioco è stato sommerso di critiche, perché magari i thriller non erano lo stato dell'arte quando erano stati proposti. Però io, avendo giocato altri titoli di Bloober Team, tra cui Blair Witch, era fatto da loro, no? Beh, non avevo dubbio comunque se il gioco sarebbe stato all'altezza, ecco. Non avevo nessun dubbio, onestamente. Anche perché, comunque, sai, immaginavo che anche se non erano lo stato dell'arte, avrebbero avuto tempo per sistemarlo, ecco. Ma è stato giusto? Sì. Io so. Spero abbiate delle buone cuffie per gustarvelo. Superiamo questo pezzettino. Ah, c'è un campo. Oh. C'è... Sti rumori strani, non so se è il Gran Turco che sfrega l'un l'altro o cosa. Però mi fa accedere. Oddio. Qua possiamo andare? Silent Hill Ranch. Bello che è chiuso. Però vedi la porta spalancata così. Silent Hill Ranch. Mi piace che come sposto la telecamera sposta anche la sua testolina per guardare. Qua non mi fa andare, mannaggia. Sarebbe stato figo andarci. Comunque sono sicuro che poi arriverà una patch per correggere. Probabilmente magari c'erano un po' di magagne, no? Sai, e quelle cosine da correggere sono sempre nei vari titoli che escono così, no? I titoli al lancio comunque sia, è difficile che non abbiano una piccola patch che verrà aggiunta. Madonna, raga. È stupendo, mi piace troppo l'atmosfera. A sto punto mi ricorda un sacco Blair Witch. Mi ricorda un sacco Blair Witch a sto punto, tutto lo schifo, cioè... Mi ricorda troppo una di quelle cittadine americane boschive, appunto, dove
Ci sono ste zone così, no? Dove tagliano e fanno la legna. Jesus. Sta parte ovviamente è nuova perché Silent Hill 2 non mi ricordo se c'era o meno. Ma comunque tanta roba. Tanta roba. Quindi, cioè, da una parte voglio che sia fedele, dall'altra voglio anche che magari sia un po' più, anche più lungo, quello che volete che sia, però. Ecco. Sembra una chiave. Però dall'altra parte vorrei. Cioè, voglio che magari si siano presi un po' di libertà per aggiungere robe, ecco. Farlo un po' più lungo. Aggiungendo cose a tema, ecco. Che dice questo? Vado in città per far riparare la finestra, la chiave di riserva nel cassetto. Fammi indovinare, la porta qui? Lo sapevo. Devo fare il giro. Hello? Anyone in here? Ci siamo. Ah, vedi, l'inventario non l'avevo neanche guardato. Ah, questa è la lettera di Mary. Che dovremmo averla già letta. Nei miei sogni tormentati vedo quella città. Silent Hill, mi promettesti che un giorno mi ci avresti riportato, ma non l'hai mai fatto. Adesso da lì da solo ho una posta speciale e lì ti aspetto. E ti aspetto. Oddio. Però non va bene, lui è troppo credulone. Cioè potrebbe averla scritta pure un trafficante d'organi, sta lettera e lui ci si precipita subito. Prenditi tutti i miei organi. Sicuramente con la testa guarda anche le cose. Non so se era rimasta sta feature, che lui con la testa nell'originale guardava, dove c'erano anche cose interessanti, no? Qualcosa da raccogliere, tipo munizioni. Solo che qua la testa segue anche la mia telecamera, quindi potrebbe essere un problema. Oh. Tutto chiuso con lucchetti e catene. Mannaggia! Aspetta un attimo. Posso controllare qui? Ah, di qua salente, vedi? È di qua, però aspetta un secondo. Perché pensavo che di qui si andasse avanti. Ok. Ci siamo. Comunque, se volete, organizziamo un viaggetto della Silent Hill, da cui hanno preso spunto per questo, per il videogioco di Silent Hill, per la serie di videogiochi che esiste, ed è una città ovviamente americana. Un bel viaggettino ci facciamo. Posso guardare, no. Vediamo. Il vuoto più totale. Ok, di qua nulla. Bellissimo. Bellissimo. Che poi tra l'altro il mese di ottobre, raga, è un mese pieno di titoli che vi devo portare. Assieme a Silent Hill c'è il videogioco di A Quiet Place.
Poi c'è, vabbè, la campagna di Call of Duty. Poi c'era anche un altro titolo. E anche altri. Minimo, insomma, 5-6 titoli solo a ottobre. Cioè, quindi mi devo districare bene. Buona permanenza. Abbiamo la mappa. Ottimo. Ottimo. Ottimo, ottimo. Allora, io direi di andare sempre e comunque nei... Aspetta. Allora, dove siamo noi? Non mi vedo nel... Scusa. Ah, ok. Andiamo sempre nei vicoli ciechi, raga. Perché nei vicoli ciechi c'è sempre qualcosa. Ve lo dice zio Fabri. Sparca. Sto creando un videogioco bello. Sono i dettagli. Oh, e come in questo caso, i posti che potete esplorare, se ne hanno aggiunto tanta roba. Signora Cassandra, oggi è venuto un cliente, ha ordinato un bouquet misto, rosso e bianco. Ho provato a spiegargli che porta sfortuna, ma non riusciva a decidersi su un solo colore. Mi è sembrato un tipo un po' strano, si è messo a fissarmi come se non ci fossi nemmeno. Poi se n'è andato dicendo che sarebbe tornato a prenderlo più tardi. Volevo solo fartelo sapere, dato che a quell'ora potrei aver già finito il turno. Ah. Ok. Che poi, raga, il gioco esce l'8 ottobre. L'8 ottobre, per quelli fra di voi che un pochettino mi conoscono, è il mio compleanno. Bellissimo. Quindi tecnicamente l'avrei dovuto comprare l'8 ottobre, no? Solo che ho visto che la Deluxe Edition mi dava accesso al gioco con un bel po' d'anticipo, no? E 2 giorni non sono mica pochi. E quindi, beh. What is this? Che cos'è? Sangue mestruale. Aspetta un secondo. Ma c'è un modo per aprire la mappa in modo più ganzo? O devo sempre andare qua? Vedi, io sono qui. Potrei aver già sbagliato. Cioè, potrei essere già entrato in una zona che non è bonus. Pensavo fosse bonus sta zona. Voglio uscire un attimo. Perché qui era la roba, tecnicamente, vicolo cieco, no? In teoria, se... Telefono pubblico. Mannaggia. Vabbè, era giusto per togliersi lo sfizio di guardare. Sila! E poi tra l'altro a quest'ora dovremmo già dovuto incontrare il primo nemico. Che però non vedo. Vedi, là uscivo qui. Uscivo qua. Qua il finestrino è rotto. Ok. Sto guardando che non ci siano un polle, sai. Le solite robe. Kit medici, qualcosa. Questa è la strada giusta. Oddio, ma perché sbaglio la mappa? No! No! Ok. Siamo nella zona giusta. Probabilmente incontreremo parecchie strade chiuse. Decisamente. Bello. Mi piace James, è molto silenzioso. Che vuoi che sia? Cioè, è sangue, probabilmente. Anzi, tu dici probabilmente è sangue. Non è ruggine. Quindi... Che bello il posticino. Tutto chiuso. Perché siccome non c'è neanche il segnalino, no? Quando puoi entrare, perché lui prende e apre la porta. Quindi viene da andare addosso alle porte. Oh mamma mia. Di qui dove sto andando? Ma perché sbaglio? Scusate, aspetta un secondo, devo fare una prova. Ah, ok, no, se premo la freccetta di sopra mi apre la mappa senza che debba aprire 300 menu. Oh, decisamente meglio. Vado di qua. What?
Hey, wait. Tutto regolare, James. Continua a seguire. Gesù. Vedi, la strada dietro è chiusa. Non so se probabilmente è la strada giusta, ma per toglierci. Madonna, raga, guardate che roba. Un tendone. Parla del 2020 in quarantena, guarda. Possiamo entrare da lì. Dal lato di lì. Che però è chiuso perché c'è il tendone, maledizione. Possiamo entrare qua, no? Che poi io vorrei dire, ma perché non hanno fatto anche il siccome devono partire dal remake del primo, perché il primo è un titolo che ovviamente non hanno, cioè graficamente era quello che avrebbe fatto secondo me anche più scalpore, no? Cioè, non che questo non lo faccia assolutamente, ma immaginatevi il primo che c'ha una grafica proprio da PlayStation 1 modernizzata con la grafica e tutto. Sarebbe stata secondo me tanta roba. Speriamo lo facciano. Ma secondo me faranno il 2. Probabilmente il 3. O comunque ci starebbe che facessero una riedizione, ecco. Ah, vicolo cieco, James. Cioè, che diavolo. Perché c'è la versione HD, no? Di Silent Hill 2-3-4, non mi ricordo se era incluso l'1, ma forse era 2-3-4, non so se mi sbaglio. Solo che l'hanno fatto uscire solo magari su PlayStation 3, Xbox 360, sapete. Per PC no, assolutamente no. Per PC l'unico gioco che trovate è Silent Hill Homecoming, basta. Per il resto non trovate niente ed è veramente un peccato. Comunque non ho trovato una singola... Oddio, non mi piacciono questi rumori. Non ho trovato una singola boccetta di vita, nulla. E di qua decisamente torno indietro, quindi continuo a seguire il meno matto senza braccia da cui James prova attrazione. Scusate se esploro, ma raga, bisogna esplorare. È un gioco che durerà, che so, sulle 15 ore forse, una roba del genere, quindi più gli dedico tempo all'esplorazione, più i video saranno gustosi. Lunghi e gustosi. Che non voglio mancarmi fialette, perché mi ricordo che nell'originale c'erano le fialette ovunque. E qui che c'è? Altro piccolo cieco. Super mega galattico. Aspetta un secondo, c'era? Vedi però, guarda questa. Mi porta qua. Però, aspettate un attimo di secondo. Non credo che possa accedere in queste case, sono tutte chiuse bene come Dio vuole. È perché da lì vedevamo il buco, ma qua non possiamo passare. Qui è dall'altro lato per forza. Continuiamo. Comunque, atmosfera gli do 10 più. Ricostruito veramente bene l'atmosfera così. Allora, partiamo dal presupposto che sicuramente dobbiamo andare lì. E più avanti che c'è? L'albero diroccato. Nada. Ecco qui. Madonna santa. Il primo... la prima voragine. Comunque se volete giocarvi un... se avete una console tipo Xbox 360 o PlayStation 3 e volete giocarvi un Silent Hill, che secondo me è il più sottovalutato di tutti, giocatevi Silent Hill Downpour. Io quel gioco l'ho amato. Vietato entrare all'area chiusa a causa di un incidente, il mancato rispetto potrebbe causare lesioni o morte. Ma in che senso? Che ti sparano a vista? Che succede? Boh, vabbè. Ok. Ok, faremo da bravi. E proseguiremo in quel lugubre vialetto qui.
Quindi ragazzi, giocatevi se... Cioè, guarda che bellezza. Giocatevi Silent Hill Downpour, sicuramente lo trovate anche a poco, comunque sia. Giocatevelo, raga. Era bellissimo, c'erano un sacco di robe esplorabili, case esplorabili, c'era un side quest che comunque si era in linea, diciamo, con la storia. Era veramente bello, però non è, quando è uscito non era, diciamo, un gioco pulito a livello di bug, eccetera eccetera. Magari il sistema di combattimento non era eccelso, fra virgolette, ma io ho trovato veramente uno dei giochi più belli di Silent Hill per la libertà, ecco, perché tu andavi nella città e potevi entrare praticamente in un casino di porte. Oddio. C'era un sacco di edifici esplorabili e dentro quegli edifici c'erano magari delle side quest che magari dovevi completare un po' più avanti, però era figo. Tutto regolare, James, tranquillo. Porca miseria, James. Qua si prendeva nel sole, vedi, quando si stava bene. Continuiamo. Vabbè, dai, sono sicuro che non troveremo robe. Da un drappo bianco sono punti di attraversamento con cui puoi interagire, ok. Va bene. Non posso raccogliere nulla da terra. Ovviamente è qua. Va bene. È questo che vuoi farmi strisciare come un verme? Beh, per fortuna non è crollato mentre ci stavo lì passando, se no mi tagliamo a metà. Salvataggio, raga. E noi salviamo. Figata. Abbiamo anche il POV del salvataggio. Questo fischietto così. Beh. Nostra prima bevanda salutare. Ok. In queste pensavo già di trovarle nei vicoli, perché lo stavo esplorando come un matto. Oltre che per il gusto di farlo. Maledizione. No, ma guarda un po'. Vomita tua madre! Ah! Dov'è? M'ha vomitato! Ok. Ma come, non è la tua Mary questa? Oh, vi immaginate, fine del trip a Silent Hill, trovata e uccisa Mary. Oddio. Certo che armati così veramente siamo imbarazzanti.
Mamma mia. Ci ha smerdato. Bello. Bello, bello. Nostra salute spero che sia ok dopo. Ci ho vomitati addosso, ma dovrebbe essere ok in realtà. Bello, una siringa arrugginita, questo ci premiamo l'HIV. Ah, che bello. Quindi se premo uso il kit. Se tengo premuto uso la siringa. Nada. Maledetti. Sto aspe. James. Oh Gesù. Forse è una cosa che devono mettere nei videogiochi, soprattutto negli horror, è che quando ci mette una persona normale e non è il protagonista di Doom, quando becca mostri, comunque entità del genere, devono secondo me renderlo molto più spaventato, ecco. Oh no, secondo me ci sta. Oddio. Ci sta che lo rendono più spaventato. Tipo, cos'è sta cosa? Cos'è questa cosa? Che sta succedendo? Roba del genere. Non vedevo l'ora di fare sta roba. Posso farlo anche negli altri finestrini? Ma certo! Che bello. Guardate. E il parabrezza? No, parabrezza no. Glielo lasciamo. Qui. Vedi? Questo è dettaglio. Possiamo farlo in tutte le macchine, i furgoni. Cioè, in tutte. L'ho fatto nelle prime due che c'erano, però. Ecco, giusto per curiosità, ma noi dove siamo? Ah, ok. Ok. Comunque. Ma è? Oh, ma. E questo poraccio? Barneli. C'è nient'altro? Ok. Questo poraccio. Vedi, queste cose sono belle. Inserire dettagli del genere. Tizi così trovati, maciullati. Figo, 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 figo. Assolutamente. Ragazzi, sono combattuto. Non so se correre. Se stai dicendo vattene, questo posto non è come sembra. A volte basta voltarsi. Del tipo? Così? Oh, porca la puttana. Tra l'altro, raga. Guarda come striscia. Striscitas. Vi rendete conto, raga, che uno dei miei video è stato non demonetizzato, ma monetizzato parzialmente. Sapete perché? Perché io ho detto la parola vabbè, pene con la C, no? Cioè, come tutti voi fate. Ecco, l'ho detto in un video e non posso più monetizzare quel video. Monetizzare integralmente, ok? Cioè, ma io non ci credo che gli inserzionisti freghi di ste robe. Cioè, ma che diavolo. Cioè, capisco essere il family friendly, no? Ma io non credo proprio che gli inserzionisti freghi di sta roba. Anche perché le inserzioni pubblicitarie sono, si sa, è una cosa che si sa, hanno
più effetto su YouTube che sulla TV, eccetera, e sono più remunerative per loro. Quindi che senso avrebbe non metterli nei video? Vabbè, comunque lasciamo. È un discorso lunghissimo, chi se ne frega, non voglio affrontarlo adesso, ovviamente. Cioè, guardate sta nebbia quanto è bella. Bellissima sta nebbia. Questo è male. Cos'è? Nel marzo del 65 la città di Silent Hill fu visitata dall'associazione di ricerca psichica del Maine. Dopo un'attenta analisi, un team di esperti rabdomanti dell'associazione giunse alla conclusione che l'area attorno all'ormai storica miniera di carbone di Wills fosse altamente attiva. Dissero anche che speravano di poter proseguire la ricerca e l'esplorazione del burrone. Tuttavia le loro speranze rimasero tali, in quanto il posto fu dichiarato una riserva naturale della società storica di Silent Hill. Inoltre il loro desiderio si scontrò anche con la comunità locale, la quale affermava che lo scopo della ricerca dell'associazione avrebbe compromesso il turismo nella zona. Secondo uno dei ricercatori, mettere in dubbio la credibilità della nostra ricerca e rifugiarsi dietro ai turisti sembra una scusa per non farci vedere cosa c'è davvero là fuori. Purtroppo nessuno dei rappresentanti locali si è dato disponibile a commentare la vicenda. Nota dell'editore: al momento della pubblicazione non esiste alcuna prova a sostegno della credibilità della radiestesia né dell'efficacia di alcun metodo rabdomantico. Le opinioni espresse nell'articolo non riflettono quelle dell'autore. Ok. Mi stava vibrando la radio. Niente. Un unico di arma dietro, non c'è nulla dentro, mannaggia. Ci sia altro qua? Mezzo a questi volumi? No, ovviamente no. Cosa guardi con la tua testina? Quello l'ho già visto. Di qua possiamo uscire? E figurati. Gesù Maria, mi sono spaventato con la mia stessa mazza. Aspetta un secondo. Gesù. Dove dovrei andare? Sono tante strade, tanti posti. Tipo qua dentro dovremmo andarci. Vedi la radio. Fa casino. Gesù, che succede? Cos'era quello? Cosa ho ucciso? Uno scarafone? Oh. Ah, non puoi passare. Infierisci. Ok. Oh, mamma mia. Che schifo. Certo che farsi attaccare da uno scarafone è tanta roba. Leggi. Super forte, super pulito, lava via le macchie del passato. Deluxe. Automatic washer. Ecco qua. Ecco qua gli altarini, tutto chiuso. Dovremmo lavarci le mutande. Non so James com'è in questo momento, ma maledizione. Allora, lì non possiamo andare. Allora, il dilemma è avanti o indietro. E qua è chiuso, mi segna già. Però... No, non c'è nessun però in realtà. Che succede? Oh, Gesù, Gesù! Mi striscia! Tas maledetto! Ecco, ti sfondo la tua bella macchina. Cosa ne pensi di questo? Minimo c'è un trofeo di spaccare i vetri delle auto. Ma è rilassante. È bellissimo. Perché non farlo? Qui possiamo passare? Sembra... No. Oh, questo è il bar che vedevamo dallo spioncino. Era da qui che lo vedevamo, sì.
Ma tanto ovviamente è chiuso. Io ne avrei approfittato, fossi stato in James avrei sfondato tutte le porte. Che succede? Oh Gesù! Cos'è? Ma perché strisciano tutti adesso? Non strisciate! Che mi fate più impressione, non mi fanno impressione quando strisciano e corrono. Che strisciano poi. Ok, aspettate, io ho preso questa moneta. Con il logo del Barnelli. Un oggetto chiave potrebbe interessarmi? Sì! No, perché qua sfondo l'ho pronto così. Dai. Non è giusto. Ma non c'è... La C di felicità sta per caffè, a sapore il momento, a sapore il ricordo. Beh, per altre persone la C sta per altro. Sta per cat. Ovviamente per voi, non per me. Ok, un oggetto chiave può tornarmi utile per qualcosa. Non so per cosa. Tipo qua non c'è altro, capito? Non c'è nulla, perché immaginavo... Non lo so. Ci fosse una roba da utilizzare qui. Ma non possiamo usarla qui. Che impressione. Eccolo. Non c'è niente. Ecco. Vandalo. E nessuno mi può fermare. Ah. Aspetta. Sì, vabbè, ma figurati se mi fa passare qua. Allora, se l'ha notato il signorino, sì. Credo. Dovremmo andare di qua. Dritti per dritti. Quindi qui l'abbiamo controllato. Vedi, perché le zone esplorabili, comunque sia, si fondono molto bene con tutto il resto, no? E quindi magari ti... Eccolo qua. Aspetta. Aspetta. No! Vomita tua zia. Vedi, in piedi è più carogna in piedi. Questo è tosto. Assaggia la mia scarpa. Assaggia il mio 42 di piede. Assaggia. Oh, com'è la vita? Com'è la salute? Personale, non lo vedo, com'è la sua salute? Mi sa che lo uso una. Premo. Ulla. Ok. Dovrò cercare di schivare, per carità, se no... vedi? Oh, ma porca la miseria! Ho appena ucciso tuo fratello! Adesso sei tu la prossima vittima! Vomita questo. Te, lo vedi, guarda come ti stampo il mio 42. Ma che... non so se c'è qualcun altro. Molto bene, James è un po' agitato, ma gli passerà. Credo che lo faccia da... Boh, non lo so se è zona bonus questo. Io non ho neanche rigiocato l'originale, perché l'idea era di rigiocarmelo, però... Cioè, per fare un recap, no? Però ho detto, ma perché? Me lo godo come se fosse la prima volta. Quell'uomo è stato di nuovo qui, gli ho detto che lo avevo avvertito di non venire qui, ho fatto finta di non sapere di cosa stessi parlando. Comunque si è alzato e se n'è andato, non ha creato problemi, eppure quel tipo ha qualcosa che mi dà i brividi. Se lo guardo in faccia è come se stessi fissando una maschera sotto la quale c'è qualcosa che non vede l'ora di, uscire. Non voglio essere lì quando accadrà. Va bene. Guarda. Sta già aspettando la banda Bassotti. Sono in due. Maledizione. Non so se andare di lì o... O tornare indietro, onestamente, perché... Di qua non posso passare, figurati.
figurati. Però vedi di qua. Perché mi fa passare di qui? Aspetta un secondo. Ok. Perché mi fa passare di lì? È chiuso? No, non è chiusa la strada. Allora, fammi vedere. Caffè America. Caffè America. Figurati. Qua sono due, eh. Ma attento, dammelo attento. Ma... vai, vai, vai. 42. Gli piace il 42, raga. È il suo numero preferito. 42 di piede stampato in faccia. No! Ho visto che stava caricando lo schifo. Ah! Ok, devo dire che il sistema di combattimento è gratificante. L'ho già preso. Guarda come striscia! Cos'è il nido quello? È il nido, vieni fuori. Vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 quanto combino, guarda quanto combino, guarda quanto combino! La macchina polizia magari c'è qualcosa. Dall'altro lato! C'è qualcosa! Ma non posso guardare, no. Cos'è? Munizioni, proiettili per la pistola. Due. Voglio spaccare le vetre. Vandalo. Sono un vandalo. Oh madonna. Dove sta andando? Non voglio perdermi. Perché se non esplorate bene, poi vi perdete cose. Tipo la macchina è tranquillamente mancabile. Cioè vi perdete anche i proiettili, ma sempre ve li perdete. Non è il massimo. Meglio non perdersi nulla. Vabbè, il bar è chiuso. Sì. Probabilmente se possiamo guardarci attraverso le vetrate vuol dire che possiamo entrarci. Qua sembra semi guardabile ma è chiuso. Grand Market. Ma dai. Sembra esplorabile però. Oh ma guarda un po'. Gesù, cosa che ti conta? Cos'è sto scarafone? Ma stai scherzando? Sono un topo! Più come uno scarafaggio. Oh no! No, stupido cretino! Anziché premere X o premere... Vabbè. No, quattro cifre, come faccio a saperlo? Il codice, quattro cifre, lo devo trovare. Lo devo trovare. Si troverà. È sotto la macchina, vero? Vuole nidificare con me? Vieni qua. Che schifo. Chissà perché stanno sotto le auto della polizia. Cioè è già il secondo che trovo sotto l'auto della polizia. Non vorrei dire, eh. Mi sa che in questa toppiamo, non c'è nulla. Ah, oh, mannaggia. Qua niente. 245721 da chiamare. Fatto. Che rosicata, ho sprecato la bevanda, raga. Non l'ho fatto apposta, ve lo giuro. Cos'è questa? Una taverna. Guarda, ancora. Ma dove siamo? Tastierino, vedi, queste cose sono fighe perché le segna. Le scegna. No! Mi piace perché è reattivo comunque sia. È reattivo. È vivo ancora? Per sicurezza. E poi subisce anche il colpo. Mie, ma sei pieno! Qua cos'è? Qua è tipo il vicolo cieco, tecnicamente. The Dance Company.
Oddio, vicolo cieco, qua c'è. Questo sì, è un vicolo cieco, ma la strada gira. Kent shoes. Oh, le scarpe di Kent. Nada. Qua? No! Di qua possiamo passare però. Cioè, qua probabilmente è chiusa l'entrata e tutto. No, non è chiusa. Vabbè, era giusto per essere sicuri. Oh, c'è il mostrone lì, io vado di qua. Tanta roba. Un altro. Questo è morto però. Per sicurezza. C'era un mostro già ucciso a terra. Quello ci interessa. Aspettate un secondo. Allora, dove eravamo rimasti? Qui è bloccato. Cioè, ho visto che c'è una grata in terra, quindi da lì possiamo passare. Che c'è qua? Senti i morsi della fame? Non riesci più a resistere? Che aspetti? Happy Burger, dove troverai tutto ciò che vuoi. Se di corsa, prendi qualcosa da esperto. Ah, i tempi in cui un menù dei burger probabilmente veniva 5 dollari. Infame, t'ho massacrato apposta! Come mi hai smerdato male! Maledetto. Questo rumore. Oh, ma no. C'è anche il cuoco da far fuori. Menù burger. Menù burger. Oh, Gesù. No, l'ho schivato. Voglio il menù burger. Menù burger. Menù burger. No. E che diamine. Belle sta cucine. Di qua si esce o... Armadietti, figurati. Non me li fa guardare. Ecco. Siamo? Per una siringa? Io volevo una pistola. Una pistola. Ok. Bene, diciamo che qua la situa è fatto. E di qua è fatto. Vediamo la mappina. Allora, il bar comunque si è cerchiato. Aspetta un secondo. Allora, non so se... Aspetta un secondo. Mi sa che mi conviene passare di qua. Dovrebbe esserci ancora i mostroni qua, no? Eccoli. Non urlare, non urlare. Non ci provare. Maledetto. Ce n'è ancora? Oh, questo cos'è? Ah, le poste, non la mail, le poste. Le lettere da consegnare. Non so, mi sa che guardo se c'è un... Cioè, vado in cerca del vicolo cieco, no? Di probabili munizioni, vediamo. Oh, mamma mia. Eccolo, eccolo! Cos'è? Non vuoi strisciare via? Vuole farmi la sorpresina da questo lato? Dov'è? Dove è andato? Dov'è? Dov'è? Vedi qua! Maledetto! Vedi qua! Ischia, sono con il 42, oh! Che è questo? Vedrai, prima o poi vedrai. Ah, capovolgi? Che è sta roba? Non è un segno. Credo.
Raga, sono un coglione. What? Ho controllato da 4.014 a 4.439. Sono dovuto scappare di nuovo. Manca così poco, me lo sento. What? Dal 00? Ok. Biglietto con codice. Sarà il codice che serve a noi? È probabile che sia il codice che serve a noi di quella porta, eh? Il fatto che li abbia presi e non li abbia lasciati lì. Tanta roba. Cos'è il trubone? Cos'è il trubone? Cos'è il trubone? Ecco, leggo lo scarafone! Vedi qua! C'è la famigliola. Ah, la coppietta, uscite a mangiare fuori. E li ho spappolati. Oh, oh mamma mia. Allora, signori, facciamo così. Io termino questa prima parte, che sarà durata almeno un'ora, perché almeno ho il tempo di editarla e caricarla su YouTube per le 14, si spera. Noi ci vediamo con la prossima parte. Questa parte dovete distruggerla di like, perché è veramente bello sto cazzo di gioco. È veramente bello. È veramente bello, ragazzi. Quindi noi ci vediamo con la prossima parte. E a fra poco. Ciao a tutti.